Buonasera amici di Fanner e benvenuti a Sport City, dove sta per disputarsi l'ultima partita di andata del girone. Entrambe le squadre in campo arrivano da vittorie importanti. Riusciranno ad aprire l'anno nuovo come hanno chiuso il vecchio? Questa è 5% Vecchie Glorie, Cozzi Toro Viola. Poi Rascioni prova a far ripartire i suoi, torna indietro però. Giordano Peruzzi, la prima conclusione in porta. Primo pericolo. Allontanato poi Stinziani. Stinziani sbaglia, allora De Cristoforo può calciare verso la porta e firmare l'1-0 al quarto minuto. Si porta avanti la Cozzi Toro Viola. Pronto a battere, 3 in barriera per Napoli. Ecco De Cristoforo, 13 gol finora in campionato. De Cristoforo, anzi 14 con quello di oggi. L'azione è pericolosa e alla fine allontana la difesa da 5% Vecchie Glorie. Squadra di Tomei, qui cade un uomo in area. Attenzione, l'azione non è finita, poi il tiro in porta, il palo. Occasione per 5% Vecchie Glorie. De Cristoforo insiste, azione un po' confusa della Cozzi Toro, alla fine il tiro in porta, Napoli in due tempi la tiene lì. Uno scambio De Cristoforo, dribbling che non riesce, ancora Finello può calciare in porta, lo fa, pallone alto, sopra la traversa. Ora Giaccone sale, palla al piede, può pensare anche al tiro, lo prova, facile però per Scala. C'era una possibilità per Pera solo, ma attenzione ancora Cozzi Toro. Finello la mette dentro e non riesce Pera a metterla in porta. Occasionissima per la Cozzi Toro. Allora Federico Peruzzini entra in area, la mette dentro, il tiro in porta di Stinziani che però non c'entra lo specchio. Adesso è Galeotti che può tirare. Finisce così il primo tempo, 1-0, Cozzi Toro Viola. Attenzione a Stinziani, ancora lo scambio. Pericolo, il tiro in porta che attraversa tutta l'area. Altra occasione per la 5% Vecchie Glorie. Ora Vecchie Glorie, passaggio tentato verso Stinziani che però fatica a trovare spazio. Allora c'è De Cristoforo, solo in area il tiro, Napoli bravissimo. Ancora De Cristoforo e alla fine Napoli. Attenzione a sorpresa, battuto il fallo laterale, il tiro. E alla fine la palla va in calcio d'angolo. Può andare Finello. Finello. Punta Giaccone. E la mette dentro per De Paolis. De Paolis, Napoli bravissimo. E alla fine Galeotti si immola. Si salvano le Vecchie Glorie. Attenzione a Peruzzini. Può tirare verso la porta. Prende il palo. E fa 1-1. Giordano Peruzzini al 16° minuto del secondo tempo. Meritato sotto un certo punto di vista per lo sforzo prodotto, anche se la Cozzi Toro Viola ha avuto le sue occasioni per raddoppiare. Occhio a De Paolis che calcia ed è subito 2-1, risponde la Cozzi Toro al gol di Giordano Peruzzini. De Paolis fa 2-1. Battono veloce le Vecchie Glorie. Peruzzini dentro, attenzione, c'è la parata di Scala sulla conclusione di Stinziani. Lungo il pallone verso De Cristoforo, passa il pallone, attenzione De Cristoforo, tu per tu con Napoli, prova a saltarlo, esce bene Napoli e senza fallo, anzi è lui a subirlo, salva la sua squadra. Ovviamente fischierà tra poco, ma attenzione il pallone rimane lì, la traversa incredibile, finisce qui la gara. Infatti la traversa colpita da Stinziani, crediamo, finisce 2-1 per la Cozzi Toro Viola con questo finale incredibile. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di De Cristoforo.